Grazie, e oggi siamo qui per farvi vedere un trucco molto semplice pure per la scuola e pure per il lavoro. E questo trucco è ispirato a Cristina Chiabotto e ho visto una sua foto e volevo provare questo trucco. E niente, spero che vi piaccia. Ah, comunque se volete questo giornalino si chiama Natural e l'ho preso in un'edicola. Questa è Cristina Chiabotto. E cominciamo, questo occhio è già fatto. Ora cominciamo. Allora, prima cosa sono andata. Usare un ombretto, questa collezione della Kiko, questa l'ha regalata da una mia amica, questa confezione, e adesso vado a usare questo colore, questo qua, un rosa chiaro chiaro, lo vado ad applicare sulla palpebra. Scusa, sulla palpebra mobile. Aspettate. So dove che voglio mettere questo specchietto. Ok. Quindi vado a usare questo rosa chiaro. E lo vado ad applicare solo sulla palpebra. Palpebra mobile. Qua. Capito? Non so dove mettere questo specchietto. Quindi è possibile, lo metto qua. Ok. Quindi. Qua. Scusate che non lo faccio vedere, però non so dove cavolo mettere questo specchietto. Niente. Ok, scusate, ci ho messo un po' tempo però. Ok, ora vado a mettere sul. Scusate, ok, vado a mettere sull'arcata sopraccigliare questo colore qua. E questo è della Deborah. Scusate. Questo qua è della Deborah, questa confezione. Io ora vado a usare per la casa sopraccigliare questo colore qua, color panna. Questo color panna. È così, forse più facile. Lo spiego un po' di più. Vedete? Ora applicherò con questo pennellino questo copre l'eyeliner. Vedete? Tagliato. E vado a usare questo qua, questo colore, questo marrone chiaro chiaro.
andrò a mettere qua. Come lo metti? E lo andrò a mettere sulla riga dell'arcata, cioè andrò a mettere sulla piega dell'occhio. Per poi sfumarla. Vedi, vedete, lo sfumo proprio all'esterno, non all'interno. Visto che è andato troppo. Ah no, ho fatto bene. Scusate che parlo a vanvera, però. Scusate. Spero che avete capito, eh. Beh, aggiungo un altro po' di prodotto. Ok, vedete come esce? Poi vado ad applicare la matita nera e uso questa qua, è piccolina perché ormai è tutta sprecata, la uso sempre perché è molto buona. È la numero 413, però non riesco a leggere. Di quelle marcare non sono scordato di quelle marcare. Credo che è dalla Kiko però. E la vado. Aspettate. E lo vado a. No, scusate. Però. E lo vado ad applicarlo proprio sulla fino fino proprio sul massimo sulla attaccatura delle ciglia. Vedete? Proprio sull'attaccatura delle ciglia. Per poi sfumarla. Uso questo qua per sfumare perché è più semplice. Questo qua. All'insù, all'esterno dell'occhio. Vedete? Però adesso vado a usare l'altra volta la matita. Però questa volta non la sfumo la matita. Vado a mettere un'altra volta la matita. Ed ecco come esce.
Poi andiamo sempre a prendere la matita e applichiamo la matita qua sotto. Ah, questo è già fatto, scusate. Qua sotto. Non dentro all'occhio. Ecco come esce. Ora andiamo a mettere il rimmel. Io uso questo qua della Maybelline qua della Maybelline. Scusate, ma forse è duro perché stavo così.